Madrid. E l'unica che invece di gol non ne ha segnati neppure uno, vale a dire il Bursaspor, che non ha neppure mai raccolto punti. Controlla l'arbitro Stark che tutto sia in ordine e tra poco darà il segnale di avvio per questa partita. Comincia in questo istante con il Bursaspor che cerca subito il lancio in profondità per Volkersen, ma ferma Rafael da Silva. Lancio a cercare Berbatov, si muove però il bulgaro da posizione di offside e sarà dunque calcio di punizione per Tora Vederson. Poi l'intervento di Rafael da Silva è falloso su Volkersen. Sarà rimessa il calcio di punizione per il Bursaspor, perché c'è molto spazio per Evra. Attenzione alla fuga di Evra che è ancora in piedi, cerca un cross, arriva Berbatov che schiaccia, facile l'intervento di Ivankov. Prima conclusione nello specchio della porta, arriva Carrick, adesso qui dovrebbe aprire Yildirim che poi va giù per un contatto con Scholes. L'arbitro a mio parere giustamente fa proseguire, ha proprio cercato la caduta cercando Yildirim. Scholes, Tan in area, pallone fuori per Berbatov, la tiene lì Ivankov. Pericoloso il Manchester, decisamente distratta la difesa del grande spessore come Guardiola. Qui invece di buon spessore l'intervento di Omer Erdogan che determina la rimessa laterale e la rimessa dal fondo per il Manchester United. Bravo Erdogan, due squadre diverse, Ajax e Manchester. Attenzione a Rafael, altro tuffo, è la serata questa del trampolino della piattaforma. E ancora fa benissimo Stark, è facile l'intervento di Vidic. Evra, attenzione, è servito Yildirim per Tuncay, può battere Tuncay, Van der Sar si supera, follia di Evra ma non ne approfitta. Protezione Volkersen, cerca la linea di fondo, tentativo, facile preda di Van der Sar. Attenzione a Volkersen proprio che prova, Van der Sar la tiene lì. Ogni tanto qualche squillo. Berbatov, il lancio per Obertan, Ivankovic era uscito con un attimo di ritardo, poi però riesce a recuperare leggermente troppo. Però Berbatov che adesso ha la disposizione la discesa di Evra. Attenzione Evra, mette in mezzo un pallone cercato Fletcher, poi Evra a tener vivo ma la palla era già uscita, completamente sbagliato il tempo della girata. Fletcher, una bella chance questa per lo United. La fuga di la profonda, la manca Vidic ma la manca anche alle sue spalle Omer. Rischiato Anna, ancora Scholes davanti a Ivković, Scholes ma c'è il fallo di mano secondo l'arbitro. Non protesta Scholes e Stark sorride, evidentemente ha visto bene il direttore di gara qui, sì, di aver fermato sul pareggio il Manchester United. Qui c'è il fallo su Fletcher, per poi alla fine Fletcher che appoggia Vidic, quindi Van der Sar con un brivido. Attenzione Svensson, alto sulla traversa, seconda follia difensiva del Manchester dopo quella di Evra, sta per spot. Che sia stata un'uscita precauzionale di fuori di Istanbul ad aggiudicarsi il campionato, ed è soltanto la sua terza esperienza in una competizione europea, la prima due volte fu in Coppa delle Coppe. Che riapre per Fletcher, la battuta di Fletcher, il Manchester è in vantaggio al terzo minuto del secondo tempo. Bellissima azione dei Red Devils con Fletcher che nel primo tempo aveva avuto una buona chance e questa volta non ha fallito, per quello che fra l'altro diventa per lo scozzese il secondo gol assoluto in Champions League per lui, proprio la sua 50esima presenza. Applausi per il Bursaspor. Serkan Yildirim, ancora Turgay che si accentra, prova Van der Sar, blocca in due tempi. Atterra Ergic che si era inserito bene. Comunque una buona dei Red Devils, ma gira in generale delle grandi squadre. Intanto Fulsen, buono il pallone per Insua, prova Insua, Van der Sar la tiene lì. Cosa pazzesca, Manchester che è in vantaggio, adesso hanno avuto su contropiede, qui attenzione, colpo di testa di Özturk, palla che termina su battersi,
Prova qui Folkansen, ed è forse la cosa peggiore che ha fatto in questa partita. Berbatov, attenzione, brutto intervento su Berbatov. Qui potrebbe arrivare il primo giallo. Pallone dentro, Scholes! Palla di poco sul fondo, Manchester vicino al raddoppio. Anderson lo vede bene, Folkansen, parte un xo interessante! Vidic in calcio d'angolo, rischiando anche qualcosa. Prova inutilmente a tenere vivo questo pallone. Park, dentro per Obertan, Obertan si libera, prova! Gran gol di Obertan! Ed è la rete del 2-0 per il Manchester, che ragionevolmente congela il match. Sigilla così. Una bella partita, Gabriele Obertan, che firma fra l'altro il suo primo gol in assoluto in Champions League. E può essere soddisfatto, Ferguson ha giocato con tanti rincalzi, ma si sono tutti fatti valere. E spiove. E arriva questa rovesciata di Ozturk, un termine distante dai pali difesi da Van der Sar. Sono stati dato attenzione a Bebe, che viene fermato. Alimenta poi l'azione Scholes dal limite, dentro, ancora a cercare Bebe, la sua battuta, il gol del 3-0 per il Manchester. E anche Bebe, il ragazzo uscito a tornei in strada e che sta vivendo una fiaba qui al Manchester United, si iscrive a referto. Diventa oramai una scampagnata quella del Manchester. Obertan in linea di fondo per lui, parte il cross, no, non parte perché arriva prima Ozturk, manda il Manchester a battere una dalla distanza, un tentativo che Van der Sar non ha difficoltà a recuperare da parte di posizione Rafael da Silva, vede Berbatov che però si muoveva da posizione di offside. Allora sarà un Bursaspor, poi Vederson che prova, conclusione da dimenticare. Chiaro che adesso ognuno ti ha ricordato come alla guida del Beşiktaş perse per 8-0 contro il Liverpool. Qui le cose sono andate meglio. Berbatov, controllo Berbatov che poi piazza e la palla è sul fondo. Sarebbe stato un grande gol. L'ombrino nel Londrink alla partita, viceversa. Berbatov ha messo fuori. Bertan assiste la Bursaspor. Con Svensson che però non trova la porta di Van der Sar. Alla qualificazione alla Europa League e finisce qui il Manchester United batte il Bursaspor per 3-0 con i gol di Fletcher, Obertan e Bebe, e vedo oramai vicinissima alla qualificazione agli ottavi di finale.